e Mercoledì! Mi dispiace, ma chi perde deve passare una notte intera nella casetta da solo. L'ultima sfida e vediamo chi vince! Niente ragazzi, è successo un incidente di percorso, dobbiamo andare a giocare fuori allora, fuori casa, tutti fuori! Ciao a tutti macchiette e macchiettine e benvenuti in questo nuovo folle video! Ragazzi, cioè è un vlog video, video vlog. Ecco, sta chiamando nel mentre che noi stiamo registrando, chissà chi è. Ciao a tutti macchiette e macchiettine. Lo sai che momenti mi facevi male sul serio? E benvenuti in questo nuovo folle video. No, aspetta, è un vlog video, video vlog. Vabbè, tutte e due. Sarà quel che sarà, chi lo sa, basta che lo vedete. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like. Vabbè ragazzi, oggi abbiamo deciso di fare una cosa che facciamo esattamente una volta l'anno, perché sì, diciamo, accade diversa, una volta sola l'anno, e facciamo una cosa diversa dal solito. L'abbiamo fatta l'anno scorso e l'abbiamo fatta l'anno prima. Ragazzi, tranquilli, non è Pasqua e non è Natale. Sì. Ah, e non è neanche Ferragosto, ma è bensì il mese di Quindi ragazzi, siamo già in super ritardo nel prepararci, perché stanno per arrivare gli amici di Chiara e di Diego. E allora cosa aspetti? Andiamo veloci. Vabbè, ok, andiamo a prepararci. Allora, Chiara, vuoi dire ai nostri amici di cosa ti mascherai oggi? Da indovinate, vi faccio vedere solo questo pezzo. E bensì una super giacca da vera Harley Quinn. Ok, ma avvicinatevi un po'. Abbiamo comprato un sacco di bombolette che coloreranno i capelli. Praticamente ragazzi, manca solo il rosa ed ero uguale a Harley Quinn. Ma noi abbiamo deciso di farla di colori diversi, ma non vi svegliamo ancora il colore, lo vedrete tra poco. Invece Diego, fai un po' vedere da che cosa tu ti vestirai. Da SWAT! Quindi ragazzi, io direi di prepararci, anche mamma Giulia si preparerà con un look super top. Mamma, lo devi dire pure te di che cosa. No, ve lo faccio vedere dopo. 3, 2, 1. E così! Ora bimbi, dovete ascoltarmi. Io sono Morticia. Piacere? Mamma, smettilo, dai. Piacere? Ok, andiamo a preparare tutto. Ehi, mamma! Andiamo a preparare la festa che sta per iniziare. No, scusa, non è che se ti sei vestita da Morticia devi proprio essere nera e scura. Ah, ok, va bene. E buia. Andiamo. Devi essere mamma Giulia. Sono mamma Giulia, allora. Vado a preparare per la festa di compleanno. Allora, bimbi, venite con noi alla festa di compleanno? Andiamo, datemi la manina. Wow, che bella giornata. Sì. Non te lo faccio vedere. Se vuoi acquistare il nostro libro, vai in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in descrizione qua sotto, perché io non ti svelo neanche una pagina. Ora dobbiamo... Mamma! Ragazzi, ovviamente mamma Giulia sta scherzando, anche se però... Meno male che sta scherzando, perché ci dovevamo preoccupare se era Morticia, perché di solito abbiamo sempre mercoledì. Allora amici, anzi macchiette e macchiettine, ora cosa dobbiamo preparare tutta la tavola, perché mamma, tra poco arriveranno i nostri amici. E lui ovviamente sta mangiando cioccolato, quindi ora iniziamo a preparare tutto. Guardate un po', è tutto quanto pronto per far arrivare i nostri super
amici. Ovviamente noi abbiamo deciso di fare un sacco di giochi all'interno di questa festa, quindi mettetevi belli comodi e via con la festa! I nostri amici sono arrivati. Allora, qua abbiamo una. Carmela, no. Si è travestito da fantasma, no. Poi qui ci abbiamo Flaminia, che si è travestita da... Ok, vabbè, quindi li dobbiamo chiamare? Oh, ma io non so perché il canale di tutti e due, ma tu comandi sempre. Io mi chiedo perché comandi? È perché magari io sono la protagonista del video. In effetti... Sì, dai, banda le ciance! Facciamoglielo credere. Ok, dai, allora, banda le ciance. Iniziamo. Iniziamo. Allora, primo primo ospite di giornata. Primo partecipante... E... Dovresti essere mercoledì mia figlia, ma mi metti ansia. Fai così, mettiti un po' più. Niente, aspetta. Niente. Vabbè, ho capito. Fai così. Sei bellissima, amore. Mamma mia. Ragazzi, oh, secondo partecipante, Zombie! Mamma mia, ragazzi. Mi fa quanto paura. Non fa per niente paura. Cioè, tu dici che non fa paura? Si è solo ucciso da solo, non è che un granché. Ma tu sei sicura di avere il sangue nelle vene? Certo. A mamma sei sicura? Nero. Ok. Sì, allora terza partecipante, la Diavoletta! Wow! Ragazzi, forse l'avevate già vista nella Baby Spa, che la lascio davanti alla faccia di Chiara. Cliccate tutti quanti sulla faccia di Chiara. No, cliccate tutta sulla faccia di Mercoledì. Bravissima, cliccate tutti sulla faccia di Mortizia. Sul mio coltello. Ragazzi, cliccate dove volete e andate a vedere il video se non l'avete ancora visto. Vabbè, ragazzi. Ma non si dice che è il quarto partecipante? No, ne manca uno. Come ne manca? Oh! Direi una... Guarda, no, aspetta, mercoledì, alle unghie nere, sono bellissime, guarda. Hai visto, amore, mamma? Le ho fatte giusto per te. E niente, ragazzi, quindi iniziamo la festa. Allora, adesso giocheremo al... gioco delle sedie. Ragazzi, abbiamo... Matteo? No, vabbè, Matteo. Questi giochi non vanno bene. Ma Mortizia di solito non si spaventa. E invece mamma Giulia, Mortizia si spaventa molto facilmente. Guardate che ci sono solo 5 sedie e noi siamo ben in 8. No, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenta, perché se fai arrabbiare Harlequin ti tiro una mazzata in testa. E io ti tiro piranha. Ok, sono d'accordo con mercoledì. 3, 2, 1. Noi andiamocene. Ciao Mortizia. Ora continuiamo il gioco. Macchiettine ben... Mercoledì. Ciao. No, scherzo. Ragazzi, manca sempre meno alla vittoria di qualcuno. Quindi si riparte. Benvenuti, welcome, in questa folle vita, in questa folle vita, in questa folle... Ciao, zombie! No, vabbè, è morto veramente, vabbè. Ok, ragazzi, continuiamo il gioco, anche con un morto in più. Ok, togliamo un'altra sedia, ne rimangono solo più due, peccato. Gioco si fa duro. Mi dispiace, Chicca, è rimasta Chiara contro... È rimasta Chiara, che sarebbe Harlequin, contro la Diavoletta. Ragazzi, ricordatevi che chi vince salva la vita a un'altra persona. E vai! Lo dico io!
Mi dispiace, ma chi perde deve passare una notte intera nella casetta da solo. Ma decido io chi? No, Giulia. O tu o lei. Ok, allora una sedia sola. Ok, quindi mettetevi qua, belle comode. Allora, amore di mamma, questi spaventi non li puoi far prendere a mamma. Quindi, ok, devo andare in bagno. L'ultima sedia e vediamo chi vince. Tra un'ora, figlia Chiara, mamma Giulia, una nuova avventura. Io non saprei perché siete arrivate contemporaneamente. La seconda chance. Dai, sì, ripartite. Corri a mettere un bel like. Welcome, mi discredi like. E vai. Sapete chi? Andrò nella casetta al buio. Andrà proprio Mortisia. Ops. Perché quindi tu hai deciso che lo passo io. In effetti. Guarda, avete perfetto. Contenta di passare una notte in casetta. Casetta, sto arrivando. In effetti, amici da casa, forse è meglio che io me ne vado in casetta e passerò tutta la notte in casetta, perché tanto sta per arrivare il buio e sinceramente continuo ad aver paura ad avere mia figlia a fianco a me. Quindi la casetta è il posto migliore. Finalmente, passare la notte completamente qua dentro, da sola, al buio, oh, una cosa bellissima. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Secondo gioco, ruba bandiera. Sapete tutti come si gioca a ruba bandiera? Sì! 3, 2, 1. Ok. Io ho ancora la bandiera in mano. Vabbè, tienete le cameraman. Ragazzi, io sono il numero 1 con Sara, ok? Lei è il numero 2 con Elisa. Ok. Poi c'è il numero 3 con Diego. Ok, perfetto. Iniziamo subito! Siete pronti? Sì! Allora, chiamo il numero 3. L'ha preso Matteo, lo zombie. È morto. Ma poi sviene sempre, sviene. Papà, forse perché è uno zombie, non credi? Vabbè, dai. Prossimo numero, siete pronti? Sì! Chiamo il numero 3. Mannaggia, me l'ha preso lui. Ti controllo. L'ho ammazzato con la SWAT. Secondo me hanno barato. Lui era più avanti. Sì, sì. Prossimo numero. Numero 2. Brava! Brava Elisa! Numero. Numero 1. No, ci può. Ah, scusa. Tutti in fila adesso. Niente, non va qualcosa. Vabbè, numero da chiamare. Numero 3. Niente ragazzi, è successo un incidente di percorso. Dobbiamo andare a giocare fuori allora. Fuori casa, tutti fuori. Andiamo a giocare fuori con i coriandoli. Bibi, andiamo a fare merenda? Sì! Dai, andiamo a mangiarci qualcosa, dai! Facciamo delle palle! Ho fame un pochetto, Una fame la zombie, non mangio la Adriana. Dai, andiamo a mangiare! Andiamo a mangiare? Sì, andiamo, andiamo! Andiamo a mangiare! Ragazzi, ci vediamo domani con un prossimo video! E se vi è piaciuto questi video
show di carnevale con i nostri amici, fatecelo sapere che li rinvitiamo! Ciao!